Hello everyone! Per il video di oggi ho avuto un'idea. Ho chiesto ai miei follower non italiani se per caso avessero domande per noi italiani sull'Italia, sulla nostra cultura, eccetera, eccetera. E volevo rispondere, inizialmente volevo rispondere da sola, poi però mi sono detta: posso io, da sola, rispondere per l'Italia? E ho cercato di mettere una pezza e di chiedere a qualcun altro. Ho coinvolto familiari e amici e vediamo cosa è uscito fuori. Ma prima lo sponsor di oggi, Ana Luisa. Ana Luisa è un marchio che produce gioielli molto belli, di qualità, che durano nel tempo, che io indosso praticamente ormai sempre perché mi piacciono tantissimo. E ragazzi, ormai settembre, ottobre, autunno. Autunno porta outfit autunnali che sono molto belli, più belli di quelli invernali, secondo me. E quindi sono qui per dirvi che con il mio codice, che vi lascio qui in info box, avete il 10% di sconto su tutti i prodotti che sono sul sito, compresi i nuovi arrivi. E i nuovi arrivi di questo mese sono stupendi. Adesso vi faccio vedere che cosa ho preso io. Io ho preso questa collanina che appena l'ho vista me ne sono innamorata perché è molto elegante e sta bene con degli outfit molto fini. Poi ho preso questo bracciale rigido, che è molto bello perché la grandezza si può regolare, quindi se dovete anche fare un regalo non vi dovete preoccupare della taglia. Fantastico. E è bello, mi piacciono i bracciali rigidi. Spesso metto questo loro ormai, che ho preso l'altra volta ed è molto fine e carino, però questo qua anche mi piace tantissimo. E poi ho preso questo anello, che mi piace tantissimo perché al contrario degli altri anelli che ho preso in precedenza, questo è fine. Non si nota finché non lo noti. E poi però quando lo noti dà quel tocco in più che dici... bello! Dove l'hai preso? Anche questo tecnicamente ha le taglie, l'ho visto sul sito, ha le misure, però penso che sia regolabilissimo perché è aperto sul davanti ed è abbastanza duttile, quindi... Ragazzi, per chi fosse nuovo e non conoscesse il marchio, Ana Luisa è un marchio che si impegna nella sostenibilità, è ad emissioni zero, usa quando possibile materiali riciclati. Per quanto riguarda la sostenibilità stanno attenti anche al dettaglio, per esempio il packaging, cercando di ridurre gli sprechi al minimo. Io ragazzi vi ricordo che lascio il link qui sotto, se volete dare un'occhiata al loro sito, oltre a vedere i loro prodotti, vi parlano anche un po' della loro storia e del loro impegno e del loro concetto. 10% di sconto su tutti i prodotti. Andiamo al video, iniziamo? Sei di sale, si può lanciare. È vero che gli italiani mangiano tantissima pasta? In generale direi di sì, più della media degli altri paesi. Io per esempio non la mangio tutti i giorni, quindi dipende un po' dalla persona, ma in generale sì. Sì, è vero. Gli italiani mangiano la pasta tutti i giorni in media. O a pranzo o a cena mangiano la pasta tutti i giorni. Sì, è vero. Nel mio caso io mangio sempre pasta, sia a pranzo che a cena, perché amo la pasta. È vero. È vero, gli italiani mangiano la pasta, la amano la pasta. Ci sono per esempio in Puglia le orecchiette a Bari, le tagliatelle alla bolognese, in Salento cosiddetti minchiaretti. Beh, dipende, cioè ad esempio i miei fratelli la mangiano tutti i giorni, la mangiano sempre, tanta. Mentre io no, quasi manco una volta a settimana. Quale paese somiglia di più all'Italia? La Spagna probabilmente. Poi penso che molti paesi sul Mediterraneo abbiano delle somiglianze, differenze con l'Italia. La Spagna penso. Forse la Spagna. Abbiamo tante somiglianze con la Spagna, quindi sì, penso sia quello più vicino all'Italia. All'Italia somiglia un po' la Spagna, una parte della Francia e il Portogallo, anche se sembra l'Italia di una volta. Beh, io non penso che ci sia un paese come l'Italia, perché tutti i paesi sono belli per motivi diversi, però l'Italia ha un grande bagaglio culturale e di monumenti che altri paesi non hanno e sono diversi dagli altri paesi per me. È vero che gli italiani tendono ad essere mammoni? Sì. Dai, in generale è vero, la famiglia in Italia poi non è per tutti così, però in generale mamma cucina meglio, mamma è brava, mamma è buona, mamma. Che è anche una cosa bella a volte, è solo difficile quando sei la moglie di un italiano. Sì, sì. Se ne vanno tardi da casa e poi all'uomo italiano non gli devi toccare la mamma. E lo dice lei che ha 3 figli maschi.
Sì, è vero. Penso sia legato al modo in cui viviamo la famiglia. Diciamo che i genitori in generale sono molto legati ai figli e quindi tendono a viziarli tanto, e quindi sono poi mammoni, maschi, ma anche le donne sono molto attaccate ai loro padri. Sì, è vero, gli italiani sono molto affezionati alle mamme perché forse cucinano tanto, cucinano bene, gli sono molto vicini. Beh, pure questo chiaramente penso sia una grande parte che è mammone, perché comunque in Italia non ti buttano fuori casa sicuramente, può starne certo che se hai bisogno i genitori ti tengono a casa senza problemi, però diciamo che piano piano le cose stanno migliorando. Alcune cose che vanno o non vanno fatte a tavola. Allora, una cosa che a me dà fastidio è quando le persone non aspettano per mangiare oppure si alzano da tavola quando hanno finito, anche se tu non hai finito. A tavola si inizia a mangiare tutti insieme e ci si alza quando tutti hanno finito. Non saprei, adesso forse è il telefonino a tavola, che non dovrebbe proprio esserci. Il telefonino va dimenticato nell'ora che si sta a tavola. A tavola si parla di tutto quello che si è fatto il giorno e si comunica, insomma, ognuno dice la sua impressione della giornata. Tipo non mettere i gomiti sul tavolo, mi dicevano sempre quando ero bambina, non masticare con la bocca aperta, sì, adesso mi vengono in mente queste. Bisogna tenere il tovagliolo sulle gambe, bisogna asciugarsi le labbra prima e dopo aver bevuto, bisogna prezzare il pane e non morderlo, e soprattutto bisogna servire il vino prima alle signore, se sono a tavola, o comunque prima agli altri. E poi a se stessi. Ruotare, soprattutto stare al telefono, cercare comunque di parlare, è un momento per stare in famiglia di solito da noi. È facile trovare lavoro in Italia o servono studi particolari? No, non è facile, soprattutto per le nuove generazioni penso, però adesso devi davvero ingegnarti un po'. No, non è facile trovare il lavoro, ma comunque serve tanta voglia di lavorare e l'umiltà di adattarsi anche se non è al momento il lavoro che vorrebbe fare. No, allora non è facile trovare lavoro in Italia, poi ovviamente dipende sempre dal settore in cui si va a lavorare, però diciamo che se vogliamo generalizzare non è facile. Bisogna avere innanzitutto voglia di lavorare e avendo voglia di lavorare il lavoro si trova. Non è difficilissimo, non è neanche facilissimo, ma non è facile nulla oggi. Non è tanto difficile trovare lavoro quanto un lavoro che ti tenga per tanto tempo e che non siano brevi tirocini tipo di 6 mesi, di 3 mesi. Qual è il dialetto o l'accento più bello d'Italia? Ma in realtà non lo so, perché tutti mi piacciono per motivi diversi. Vabbè, a me piace il romano perché il romano è verace, mi piace anche il marchigiano perché mi fa ridere, è simpatico. Magari per una ragazza mi piacciono più vari dialetti del nord perché istintivamente magari li collego alla moda, eleganza. Secondo me l'accento è un po' tipo un vestito, dipende dalla persona. Anche se io non capisco neanche una parola, il napoletano. Perché il napoletano con il suo dialetto esprime tutto, è pieno di sole. Il dialetto più bello in realtà non è proprio un dialetto, sarò di parte, ma è il toscano. È proprio il modo di parlare e di pronunciare le parole. Perché sei di parte? Perché il mio ragazzo è toscano. Il dialetto più bello in Sicilia, a Napoli, anche un po' in Salento, è carino il dialetto. A me piace tanto, vabbè, il romano perché sono di Roma, però mi piace tanto anche il fiorentino, il napoletano e anche il siciliano mi piace. Qual è la tua cucina preferita, a parte quella italiana? Ragazzi, cioè, giapponese, tutta la vita giapponese. Non saprei, non ho mangiato niente all'estero e ho girato parecchio all'estero, ma non ho mai mangiato molto. In Inghilterra mangiavo panini all'olio e burro. La fame! La cucina giapponese, mi piace anche la cucina cinese, in realtà a me piace provare tante cose, quindi anche l'indiano. Tutte? A me piacciono tutte, mi piace mangiare, quindi. Sicuramente la spagnola, un po' la giapponese e la cinese e l'argentina. Quello giapponese, potrei mangiare sushi tutti i giorni. I tuoi cantanti italiani preferiti?
Italiani, io ascolto un sacco di musica americana, inglese, però in questo periodo sto ascoltando tanto Blanco, che è un ragazzetto, ma ragazzi, è proprio bravo. Tempo mio, Claudio Villa, non c'è dubbio. Attualmente, Gigi D'Alessio forse, perché è più melodico. Cesare Cremonini, Jovanotti, sì, questi due sono i miei preferiti. Paolo Conte, Sergio Caputo, Mina. Tiziano Ferro, i Maneskin, ultimo. Secondo te, i dialetti italiani stanno scomparendo? Domanda difficile. In generale direi di sì, perché da 50 anni in qua c'è stato un trend che ha piano piano cercato di, forse anche un po' più di 50 anni, di smussare i dialetti. Però negli ultimi anni c'è molta più consapevolezza e si sta cercando di ridare valore e importanza ai dialetti. Non penso che i dialetti siano condannati, ecco, non hanno i giorni contati. Poi certo dipende da quali dialetti. In alcuni paesini sì, probabilmente. Beh, qui non so rispondere di preciso, ma non mi sembra. Secondo me no, o almeno io comunque vengo dal sud Italia, dalla Calabria, quindi ogni volta che ritorno nella mia terra il mio dialetto lo sento abbastanza frequentemente, però in realtà ho anche amici di altre regioni e sono abituata comunque a sentirlo, penso sia una cosa molto bella. No, non molto, si usano ancora, però ci sono dei dialetti molto particolari, per esempio c'è una parte del Salento che si chiama Grecia Salentina, in cui parlano ancora il greco antico come dialetto. Quello sta scomparendo, però stanno cercando di salvarlo. Penso che in alcune parti, sì, non sparendo, però sicuramente, essendo che vengono utilizzati molto di meno, perché andando a scuola parli l'italiano con le altre persone, un pochino stanno sparendo nelle nuove generazioni. Si può prendere il cappuccino dopo pranzo? Allora, dopo pranzo per chiudere il pasto, tipo al posto del caffè? No. Cioè, si può, ma no. Dopo pranzo, tipo alle 4 del pomeriggio? Sì. A me non interessa prendere il cappuccino dopo pranzo, però non è vietato, scusa, se qualcuno lo vuole. Allora, nel pomeriggio sì. Subito dopo pranzo magari no, però nel pomeriggio sì. A chi piace il cappuccino sì, però dopo pranzo non è il massimo. Beh, sicuramente lo puoi prendere, nessuno te lo vieta, ma è una cosa che un italiano non fa mai, cioè un cappuccino dopo pranzo, cioè già hai mangiato, è troppo. Di solito gli italiani vanno in vacanza in Italia o all'estero? Pensando alla mia famiglia e ai miei amici direi 50 e 50. Sì, direi 50 e 50 perché gli italiani hanno la fortuna di essere lì proprio nel centro dell'Europa, quindi viaggiare all'estero non è un grande impegno. Però anche l'Italia è bella, soprattutto in estate abbiamo il mare bello, quindi tante persone preferiscono rimanere in Italia e magari andare al sud. 50 e 50. All'estero. Una brutta abitudine. Perché c'è tanto da vedere in Italia. Entrambi, penso. Di solito ci spostiamo abbastanza, magari adesso con il Covid no, però in generale sì, anche all'estero. All'estero, però poi tornano sempre in Italia perché capiscono che è il posto migliore. Trovano il tempo per farsi una vacanza sia in Italia che all'estero, perché non piace né rimanere solo in Italia e non visitare il mondo, né fare solo quello, perché in Italia c'è tante cose da vedere e è giusto che un italiano veda anche il suo paese, visto che è così bello. Una sitcom italiana famosa? Sitcom Boris. Ai tempi miei era Vivere o 100 vetrine. Adesso non ne seguo più. Sitcom italiana famosa? Boris? Non sono molto preparato in argomento. Io non vedo sitcom italiane perché vedo altro tipo di TV, cioè straniera. Però i miei genitori vedono Un posto al sole tutte le sere. Il significato di alcuni gesti italiani? C'hai paura, eh? Andiamo. O anche vattene. Se faccio così, andiamo. Se faccio così, vattene. Questo, che sei fuori di testa? Che sei fuori di testa? Quello dell'ombrellino. Fanno gli italiani. Tipo questo? Ma che vuoi? Oppure tipo questo? Non c'è niente, non c'è nulla. Due gesti. Che vuoi? No. Eliminiamo le parolacce. Tipo, ci può stare questo? Tipo per dire, e vabbè,
cioè che ci vuoi fare? Oppure tipo vieni. Esiste il pane in cassetta in Italia? Esiste, lo trovi sempre al supermercato di tutti i tipi, cioè non di tutti i tipi, in America ce ne sono di più di tipi, non mi piace tanto. Esiste, ma io dovevo mangiarlo per la mia dieta e ho rinunciato a fare la dieta. No, mi piace il pane, pane pane. Sì, esiste il pane in cassetta, al supermercato si trova anche. Sì, esiste, ma è usato poco. Esiste, esiste. Il pane esiste di tutti i tipi, qui ne mangiamo tanto e di tutti i tipi. Ciao, ciao. Ciao Sonia. Ciao. Ciao, ciao. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo il link di Anna Luisa qua sotto, gli sconti autunnali. Ci vediamo alla prossima. Ciao.